garage, andremo a sostituire la sella della mia Harley e la sella singola, metterò sempre una sella singola però più grossa, più lunga, in modo da poterci stare anche in due, leggermente un po' più comodi, di sempre nel limite del possibile. Ora vi faccio vedere. Allora, la sella che c'è adesso è questa qua, come potete vedere qua questa gobba, mentre quella che andremo a montare è questa. Come potete vedere la sua forma è decisamente più piatta e nulla. Adesso mi metto a smontare il tutto e vi faccio vedere man mano. Allora, eccoci qua. Allora, andiamo innanzitutto a togliere il bullone. Adesso diamo una bella pulita qui sotto e proviamo a mettere l'altra sella, vediamo come rimane. Eccoci di nuovo qua. Allora, dopo mille prove, qualche bestemmia, siamo riusciti a montare la sella. Come potete vedere qui, sui attacchi originali, il bullone qua centrale. E qua. Adesso vorrei, sempre se ci riesco, provare a mettere il pezzettino dietro della sella. Ora vi faccio vedere. Che sarebbe questo. Sarebbe da mettere qua. Non mi piace un granché, però è sicuramente più comodo in due che con la sella singola. Adesso vedo un attimo, ma così è senza. Così è con. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate riguardo a questo. Cioè, io onestamente la preferisco così. Adesso è solo questione di andarla a provare. Intanto vi faccio vedere un attimo tutta la moto. Cioè, così secondo me è una figata. Allora ragazzi, per il momento lo lascio così. Adesso vediamo un attimo, dopo un paio di giri, com'è la situazione, ma penso proprio che questa sia la soluzione finale, ovvero con la sella singola come vi ho fatto vedere prima. Vedere. Quindi nulla, io vabbè, in questi giorni poi vi dirò come è andata, come ci siamo trovati e nulla. Adesso c'ho qualche altro piccolo lavoretto che vorrei fare. Ad esempio, non so se riesco a farvela vedere, vorrei riuscire a togliere questa piastra qua e lasciare il faro libero. Ora vediamo se riesco a trovare una soluzione, ma penso proprio di sì. Alla fine è solo una questione di creare un paio di staffe, quindi nulla. Adesso vi lascio qualche foto della moto, un piccolo video dove ve la faccio vedere completamente. E niente, come vi dicevo prima, fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate delle due alternative della sella e alla prossima. Ciao raga.
Vi invito a lasciare un bel like, iscrivervi al canale e condividere questo video se vi ha fatto piacere. Grazie.